Siamo con Marcello Massucco, che è il direttore responsabile di Mediterraneo qui a Portobello, nella Baia del Silenzio di Sestri Levante. La vostra attività in che cosa consiste? Noi siamo una società partecipata del Comune di Sestri Levante che si occupa di turismo e cultura, e tra le varie attività portiamo avanti appunto la gestione del centro congressi dell'Annunziata, dove oggi si svolge Discover Italy. Benissimo, e sono parecchi anni che voi siete come attività qui al, diciamo, convento, all'ex convento dell'Annunziata. Ecco, in questi anni come si è trasformata Mediterraneo? Ah, in questi anni abbiamo cercato di essere di impulso al settore appunto della promozione turistica culturale del territorio, creando una serie di nuovi eventi, nuove manifestazioni che si svolgono in città, cercando di destagionalizzare i flussi turistici, e Covid permettendo, negli ultimi paio d'anni abbiamo anche cercato di ridefinire un po' le nostre attività, appunto magari essendo di sostegno anche all'amministrazione comunale. Ad esempio nelle ultime due estati abbiamo gestito il contingentamento della Baia del Silenzio con gli accessi limitati appunto alla spiaggia di Portobello. Ecco, questo è un dato molto importante, parlavo poco fa con l'assessore e mi diceva appunto che probabilmente anche post-Covid si continuerà con il contingentamento della Baia del Silenzio, proprio per limitare l'accesso ai flussi di turisti che arrivano da fuori Sestri, fuori Liguria. Ecco, questo è un dato molto importante, perché io che giro molto ho notato che quest'estate non c'è stata tutta questa diligenza in altre località turistiche, e direi che per il bene proprio della Baia del Silenzio questo è un momento importante, un atto importante. Qual è la prospettiva futura di Mediterraneo? Probabilmente nel prossimo anno ci sarà appunto una ripresa un po' senza le problematiche del Covid, ritorneremo a fare promozione del territorio, ritorneremo a gestire le manifestazioni cittadine, a cominciare dall'Andersen Festival, e a gestire tutte quelle che è la ripresa delle attività del centro congressi e del settore del wedding, che è uno di quelli che in questo periodo hanno sofferto maggiormente. Sì. Benissimo, benissimo, allora la ringrazio infinitamente, le auguro buon lavoro e buon proseguimento. Grazie, buona giornata.